Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Massimo Cagliazzo, designer e esperto di cromatologia. Buongiorno, intanto siamo qua per parlare dell'evento Abitare i colori, che è il libro che lei ha scritto e che verrà presentato il 23 giugno alle 18 presso l'Alzaia Naviglio, Pavese 16, giusto? Sì, proprio così, in occasione dei 30 anni di questo gruppo di pittrici che si chiama Artemisia, come Artemisia Gentileschi, sarò ospite in questo spazio che è l'ex Fornace, per l'appunto uno spazio molto bello, pubblico, dove si presentano mostre d'arte e in questo caso anche il libro. Soprattutto in occasione della versione in inglese e in spagnolo di questa pubblicazione che è stata fatta da Vallardi e che appunto a luglio sarà disponibile anche sul mercato internazionale. E quali sono gli argomenti che tratta questo libro? Allora, diciamo che è un libro che vuole aiutare le persone a comprendere i colori. In che modo? Innanzitutto facendo notare come il colore sia un argomento che si trova al crocevia tra arte e scienze, quindi c'è sicuramente una componente umanistica molto presente, ma c'è anche una parte scientifica, laddove poi si affronta il colore passando per la fisiologia, l'ecologia, l'ergonomia del colore e tante discipline che poi aiutano a valutare e scegliere i colori per il proprio ambiente. Quindi possiamo solo dire che è un libro pensato proprio per conoscere il linguaggio dei colori, perché il colore è più che una disciplina, è un argomento. Ecco. Infatti è proprio il campo in cui lei si è specializzato, esatto? Esatto, sì. È un tema a me molto caro, perché mi sono dedicato a questo tema sin dai primi esordi come designer qui a Milano. Beh, certamente io ho avuto la fortuna di essere per 16 anni presso lo studio di un grande maestro del colore, del design, che è Alessandro Mendini. E poi dopo, facendo ricerche bibliografiche su questo tema, ho incontrato l'Associazione Internazionale dei Color Consultant, International Association of Color Consultant, che è nata a Hilversum, nei Paesi Bassi, nel 1957, con l'obiettivo di arginare la sindrome da depressione invernale attraverso un uso ergonomico e progettuale del colore, quindi non semplicemente dettato dalle tendenze o dal gusto. E lì ho avuto la fortuna di studiare con Frank Manke, che è questo grande esperto di colore che oramai non c'è più, e oggi sono il presidente della sezione italiana di questa associazione internazionale, quindi oltre all'attività di progettista e in questo caso anche di come dire, saggista, anche se poi gli autori sono due, Silvia Botti ed io, abbiamo lavorato insieme a questo libro, si aggiunge anche questa presidenza appunto della sede italiana che organizza seminari e corsi di approfondimento sul colore, e il prossimo infatti sarà a ottobre. E posso approfittarne per dire che c'è anche un sito che è www.imola-ancona-cagliari-italia.com oppure .it, adesso non vorrei sbagliarmi, dove ci sono un po' di informazioni su questi seminari. Certo, infatti ci sono anche molti studi neuroscientifici che riguardano l'importanza del colore con le nostre sensazioni. Qual è per lei l'importanza del colore? Ecco, allora diciamo che il colore innanzitutto è una informazione, il colore ci dà le informazioni sull'ambiente circostante, così come in natura il colore ci comunica se un frutto è maturo o se un certo alimento è velenoso, così nell'ambiente costruito ci serve ad orientarci, ma ci serve anche a coinvolgerci fisiologicamente ed emotivamente, e quindi è un elemento fondamentale per il nostro benessere. Quindi uno spazio progettato adeguatamente con i colori è uno spazio che assolve al meglio le funzioni per le quali è stato progettato. Ad esempio,
c'è un messaggio in tutto, un ospedale tutto bianco non mi dà un messaggio che ti dice tu guarirai, ti dice tu sei malato. Parimenti, un ospedale colorato senza delle regole e senza alcun approfondimento dà lo stesso messaggio di confusione. Quindi è molto importante il colore nell'ambiente. E poi, come dicevo, è un argomento che ci conduce attraverso studi interessantissimi. Prima parlava proprio di neuroscienze, infatti noi nell'ultimo seminario abbiamo ospitato la lezione del professor Alberto Oliverio, che è stato il direttore del Dipartimento di Biologia Molecolare alla Sapienza di Roma, che ha trattato l'argomento colore dal punto di vista neuroscientifico per tutte le informazioni che noi riusciamo a trarre proprio dal colore nello studio della reazione umana. Ma la sua è una relazione puramente a livello di utilità del colore o si lega anche a un concetto di bellezza del colore in sé? Ma allora mi permetto di rispondere così. Ora, i classici ci hanno insegnato che l'estetica è una conseguenza, non un punto di partenza. Il mondo classico riuniva l'essenza di etica ed estetica in un solo significato. Ecco, certamente io perseguo l'estetica, la buona forma, l'ambiente equilibrato, ecco, l'equilibrio per me è estetica, equilibrio tra mimetismo ed evidenza, come avviene nel mondo animale. E quindi per me l'estetica è una conseguenza, quando un rapporto cromatico è equilibrato genera un contesto esteticamente gradevole. Perciò il suo libro è una guida, diciamo, per le persone a comprendere maggiormente l'importanza del colore, esatto? Sì, ecco, questo così lo vedete. E insomma, ecco, ci aiuta anche a comprendere come usare, come conoscere al meglio il colore e come applicare tutte le potenzialità del colore, migliorando la nostra vita. Quindi, vabbè, invitiamo tutti quanti allora a partecipare alla presentazione del suo libro, se può ricordare dove e quando. Allora, venerdì alle ore 18:30 presso lo spazio Ex Fornace, quindi il 23 giugno, scusate, alle 18, non alle 18:30, presso lo spazio Ex Fornace che si trova sulla Zaia del Naviglio Pavese numero 16 a Milano. Ecco, vi aspettiamo, sarà l'occasione per incontrare questo gruppo di artiste milanesi, per parlare di colore e per conoscerci. Quindi alle 18, venerdì 23 giugno, allo spazio Ex Fornace, presso la Zaia del Naviglio Pavese 16 a Milano, uno spazio peraltro molto bello, molto affascinante. Ringraziamo molto allora Massimo Cagliazzo di aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, a Arrivederci. presto. Arrivederci.